Io vengo da Cannara, provincia di Perugia. Sono oltre 20 anni che vengo qui, prima veniva mio suocero e adesso mio marito ed io. Come sono i fianesi? Li acquistano queste cipolle? Sì, i fianesi acquistano le cipolle e devo dire anche un buon riscontro perché piacciono molto. Lei che è un'esperta, ci può dare una ricetta con le cipolle? Allora sì, una ricetta tipica del mio paese Cannara è la parmigiana di cipolla, che praticamente è tipo una lasagna. Le cipolle vengono affettate con la mandolina, vengono fritte con una pastella e poi vengono messe su dei testi in acciaio, e tipo strati, un primo strato di cipolla fritta, molto fitta, e poi coperta con un sugo rosso di pomodoro, e mozzarella, parmigiano e besciamella, così per tre strati. E poi viene cotta al forno e fa la classica crosticina e è buonissima. L'anno scorso le ho acquistate, però non ho avuto quel riscontro che avrei voluto. Comunque vedi, ci riprovo, quindi ci riprova, quindi magari se non è oggi può darsi che domani le ricompra. Certo. Cosa pensate di comprare stamattina? Allora, io non so, lui voleva fare qualcosa per andare a funghi, quindi pantaloni stiamo cercando, ecco, diciamo. Cercano delle offerte. Ecco, diciamo. Delle offerte, sì. Presumo qualcosa sull'abbigliamento. E calzature. Ha trovato già, ha fatto già un giro, sì, ha visto qualcosa? Un giro, ci sono degli stand con delle marche a buon prezzo. Sì, prima faccio tutto il giro e poi meditiamo e poi andiamo all'acquisto. E poi abbiamo anche la novità di quest'anno, il pareo, che si può utilizzare come sciarpa, come poncio e come coprispalla. È un anello tubulare che in pratica si può mettere come sciarpa, così. Anche questa è una bella novità per quest'anno. Poi si può mettere come poncio, prendendo le puntine esterne più o meno la metà, inserendo l'anellino e andiamo a fare un poncetto per la sera, perché lavora negli uffici, o si può andare a pareo. Andiamo sotto, andiamo a prendere le punte esterne e facciamo pareo per andare al mare. Allora, abbiamo preso roba da vestire per lei, ovviamente. E regali per gli amici e parenti. Ma voi di dove siete? Provincia di Torino. Ogni anno venite qua a Fano? Spesso, perché abbiamo tanti amici e quindi veniamo, sì, quasi ogni anno, e aspettiamo anche il momento della fiera. Quindi capitate anche appositamente a questo momento? Sì. Infatti stiamo per partire, ma abbiamo aspettato proprio per la fiera. Quindi è un'occasione per fare dei regali, quindi stamattina. Sì, anche. Avete trovato dei prezzi vantaggiosi? Sì. Sacchetti per l'aspirapolvere. Cosa per la casa? Profumo per l'aspirapolvere. Profumo. Per il folletto. Abbigliamento, avete già guardato qualcosa? No, perché abbiamo iniziato solamente mezz'oretta fa neanche. Quindi da poco. Guardi un po' di qua, guardi un po' di là, il tempo passa, per cui ne abbiamo ancora da fare di giri. E... Voi di dove siete? Di Torino, settimo torinese. È la prima volta che venite alla fiera? La fiera sì. La fiera sì, è la prima volta. Già due volte. Com'è? Vi piace? Bello, sì, bellissimo. Bello. Sì, diciamo bello. Che come fiera è molto enorme. Da Milano a Fano direttamente per la fiera o anche in vacanza? Anche in vacanza. In vacanza, sì, sì. Stamattina cosa avete comprato? Guarda, siamo appena arrivati, ci stiamo guardando. Diciamo che puntiamo sia al cibo che a comprare qualcosina, per esempio uno zainetto, una borsetta, insomma. Esatto. Comunque è lungo qua il mercato, quindi ce n'è da guardare. Già, vi piace? Sì, molto bello. Sì, si trova un sacco di roba. Poi è bello che è vicino al mare. Poi vista mare, esatto. E nel frattempo uno va, si fa una capatina nella spiaggia. Ho acquistato delle magliette firmate, quindi a buon prezzo, perciò non ci lamentiamo, insomma. Quindi approfittiamo sia per fare dei buoni acquisti, e qua c'è un bel mare, quindi buoni ristoranti, perciò non ci lamentiamo. Stiamo acquistando delle borse, stiamo valutando un po' sia prezzi che qualità. Sì, io l'anno scorso ho comprato una borsetta, quindi sono scesa con l'intenzione di comprare un'altra borsa qui. Di dove siete? Di Napoli. Quindi da Napoli ogni anno venite alla fiera di San Bartolomeo? Questo è il terzo anno, sì, che veniamo, sempre affezionatissimi. E quindi ci piace questo periodo proprio perché c'è un po' quest'area di festa.